Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in Bulgaria e ci dirigeremo in questo video in Turchia durante il mio viaggio Road to Mongolia. Perfetto. Allora, come mai è così tardi? Beh, voi non lo sapete, sono tipo le 5, ma ho deciso di chillare perché sono rimasto in un posto pazzesco, un campeggio dedicato ai motoviaggiatori, si chiama Motocamp, dove ogni cosa è a tema motociclistico. E è un posto per viaggiatori, dovete assolutamente venire perché è straordinario. Ho appena finito di parlare con una full time traveler, quindi una persona che ha finito di lavorare in pensione e viaggia solamente con un Honda 110 di cilindrata, e lei era della Nuova Zelanda e è qua in Bulgaria per visitare un po' qua in giro tutto l'est Europa. Persone assolutamente incredibili. Ma parto tardi perché ho un piano, parto tardi perché mi hanno detto che in Turchia probabilmente dovrò aspettare alla dogana, quindi ho deciso di fare poca strada oggi, fare un passo di montagna carino che è proprio qua dietro. Ho trovato un altro lago dove fare wild camping questa sera, così domani mattina presto, almeno spero di riuscire presto, a essere già al confine con la Turchia e mettermi in coda insieme alle macchine, perché probabilmente ci sarà da aspettare. Quindi dai, vediamo come va, partiamo con il video, vado a farmi il passo di montagna qui in Bulgaria. Questo bel ponte mi sta portando sullo Shipka Pass qui in Bulgaria, si chiama così, Shipka Pass, per vedere purtroppo da lontano quello che è il monumento Buzluza, si chiama, che è praticamente la casa monumentale del Partito Comunista Bulgaro. C'è il mono posteriore che pompa un po', poverino, è tutto carico, ho stretto un po' di precarico, ma la molla non è sufficiente per il peso che mi porto, e quando aumenti un po' il ritmo pompa un pochino, ma wow, pompa più di un pochino. Assolutamente stupendo questo passo, l'asfalto non è italiano, per capirci, è un po' più liscio, ma è veramente bellissimo, cavolo, veramente bellissimo. Tutto curve molto, abbastanza ampie, con visibilità, è bellissimo. Un pochino di traffico, quindi ho dovuto fare un po' di sorpassini, ma veramente molto, molto bello e divertente. Lasciato il passo ci sono 11 km di questa strada un po' dissestata, un po' sabbiosa, un po' fuori strada. C'è un po' di questa strada. Siamo quasi arrivati e ho intravisto la torre di questo monumento proprio dietro gli alberi. Siamo in Bulgaria e quella che vedi alle mie spalle lassù, quella specie di UFO, è il monumento, la casa monumentale del Partito Comunista Bulgaro, che è stata costruita negli anni 70 per commemorare la creazione nel 1891 del partito, dell'incontro di un gruppo di persone socialiste che hanno portato alla creazione del Partito Socialista Bulgaro, che poi è diventato il Partito Comunista. Dal 1990 è in stato di abbandono, era piena di mosaici sia internamente che esternamente. Internamente sono andati quasi, cioè una buona parte è andata distrutta dagli atti vandalici, quelli fuori sono andati persi per il maltempo e per le intemperie, ma è assolutamente veramente monumentale, direi la parola giusta, e fa molto strano perché sembra veramente un disco volante. Guardarlo da qua non ha minimamente senso. Siamo sul monte Buzluza, una roba del genere.
Il monumento purtroppo era inaccessibile per il festival che c'era in atto, però comunque ho tirato fuori qualche bella ripresa col drone, sono contento. Adesso scendo una mezz'oretta e vado a dormire wild camping su un lago che c'è qua vicino, molto molto bello. Quindi una mezz'oretta e mi rifaccio il passo, in realtà nell'altra direzione, direzione sud, ancora una trentina di chilometri per poi dormire in wild camping. Ho beccato anche un matrimonio bulgaro, cosa vuoi di più? Ancora nessuna traccia dei colpi in aria, quello probabilmente è già in Turchia. Questo è il mio posto per questa notte, mi sono piazzato con la mia tendina, ora mi faccio la cena, ho lì il fornelletto, lì le pentole e la mia sedia per guardare questo lago. Starò qui questa notte sul lago, così domani mattina posso finalmente partire presto e entrare in Turchia. Sono in costume, magari dopo mi faccio anche un bagnetto e che bello, questa è vita. Adesso mi metto su da cena perché ho fame, guarda che bello spot. Later. C'è una cazzo di tempesta di sabbia in acqua, tre roba, e c'è un vento assurdo e quindi penso che le vole ancore perché prima che si rompa tutto. E due coglioni, guarda che roba. Ma sta proprio preparando al diluvio universale e puttana, mi vesto e le vole ancore. Ho deciso di scappare, ho buttato su tutta la tenda col materasso sotto il pelo e tutto dentro, piegata così, ho tolto i paletti e sto liberando tutto. E in questo esatto momento va un po' meglio, ma si sta piovendo ma poco e va un pochino meglio. Ma ho già vissuto questa esperienza e finché sei in tempo di alzarti e andare via, vai via, tanto non chiudi occhio comunque e sei dentro che ti caghi addosso quando cominci a vedere la tempesta. Quindi adesso vado a un distributore, è luna di notte, ma meglio il distributore al caldo che in una tenda con il diluvio e il vento e tutto. C'è stato un momento che entrava la sabbia nella tenda, ce l'ho negli occhi, quindi vabbè, no, non divertente, però adesso dai, sarà passato il grosso. Ok, sono al coperto, adesso metto via tutto e poi decido come agire. Che palle, che ore sono? Luna esatta di notte, ecco, perfetto, adesso metto tutto e poi capiamo come fare. Ok. Provo a chiudere l'occhio, qua, seduto, con la musica di sottofondo e l'aria condizionata sparata a meno 15. Qua, sempre meglio che stare in una tenda sotto la tempesta. Puoi fare, bisogna prenderla con filosofia. I galli cantano perché è ora di andare in Turchia. E ho dormito qua stanotte. Perfetto orario, sono le 8:40 del mattino e stiamo arrivando alla dogana tra Bulgaria e Turchia. A parte la notte un po' burrascosa, alla fine ho dormito in un distributore di benzina per terra, senza socco a pelo, proprio vestito da moto. Sono pronto a dover aspettare un pochino, vi faccio sapere quanto, perché in uscita forse meno dell'entrata, mi hanno detto, ma solitamente il confine turco è abbastanza lento, anche perché è il primo confine per uscire, diciamo, dall'Europa, quindi uscirò finalmente dall'Europa, entrerò, come dire, in Asia tendenzialmente, comunque almeno per quanto riguarda i paesi membri dell'Unione Europea, ecco, sto per uscire dall'Unione Europea, quindi utilizzerò il mio passaporto, quindi dai che sono pronto a dover aspettare un pochino, ecco qua un po' di fila e via.
cosa vuoi fare? Ho cambiato 350 euro perché starò qua più o meno una settimana, quindi per 50 euro al giorno più o meno ho fatto 350, poi magari starò un po' di più, comunque intanto ho fatto questi. È un bel pacco di soldi, ma dai, da quando li hanno cambiati? Io sono stato in Turchia nel 2004 con i miei genitori, avevo 10 anni, e al tempo c'erano le lire che si contavano in milioni, era una roba assurda, c'erano 3 zeri in più di adesso. 350 euro sono 12.250. Meglio. Federico, è difficile. No, no problem. Federico. Sono appena entrato in Turchia, sono qua con Petio che mi ha appena incontrato. Lui è bulgaro e sta facendo un giro in Georgia. E sono appena entrato in Turchia, ho appena passato tutti i controlli, tutto a posto. Sono le 9.40, quindi abbiamo perso circa 2 ore, come mi avevano detto. La scelta di arrivare al mattino è stata vincente, perché le attese sotto il sole sono meno faticose, perché ovviamente il sole è meno caldo. Ci hanno dato un regalo al confine turco delle ragazze, oltre al gel per le mani contro i germi, ci hanno dato questo regalo. Non l'ho ancora aperto, lo apro con voi. Cosa c'è dentro? Dei dolcetti! Dei dolcetti! Ne mangio uno subito. Sono i biscotti. Buonissimi. Croccanti, sono tipo... Non lo so, sono con le nocciole, con gli arachidi. Perfetto. Adesso, quello che farò sarà bypassare Istanbul, tanto è presto al mattino, sono altri 350 km, 300, e bypasserò Istanbul perché c'è troppo casino per i miei gusti, e troverò un posto per stanotte. Patio mi ha appena dato un buono spot vicino a un lago e magari lo rincontro stasera, vediamo. Comunque inizia la nostra avventura turca. Benvenuti in Turchia! Che spettacolo! Abbiamo i soldi, abbiamo i documenti, abbiamo tutto, siamo dentro e quindi godiamoci anche questo ennesimo paese. Adesso facciamo un po' di strada per allontanarci dalle frontiere, passiamo Istanbul, che lo posso visitare tranquillamente con un aereo e è molto incasinato, passerò dal ponte più a nord che dovrebbe essere un po' più tranquillo e poi ci sposteremo sulle cose più interessanti. Ho visto adesso la benzina a 44 lire turche, o come si chiama, quindi un euro è 36, quindi è un euro e 10 tipo, un euro e 20 la benzina. Ho tutto, l'unica cosa che non ho è il discorso per l'autostrada, perché c'è una sorta di telepass elettronico che tu devi prendere, e però in realtà viene registrata la targa, perché io ho provato a prenderlo adesso in dogana ma non c'è stato verso, quindi vari motoviaggiatori, tra cui Patio che ho appena incontrato, mi ha detto di andare tranquillo e all'uscita, quando uscirò dal paese, mi faranno pagare tutto, la multa è veramente bassa, mi ha detto che pochi euro, quindi di andare tranquillo, e quando esco dovrò pagare i pedaggi autostradali, quindi dai, sempre avanti, divertiamoci. 27 euro con la colazione, direi che può assolutamente andare. Guarda che bel bagnetto. Sono finito e tanto non devo correre, quindi ho mangiato, ho fatto pranzo, ho preso la sedia che mi mancava e mi sono preso la stanza, così mi faccio anche una doccia. È caldo, sono 36 o 37, quindi si sta meglio qua e riposiamo, tanto non ci danno la medaglia se corriamo. Cominciamo quindi la nostra avventura. Benvenuti in Turchia, è tardi, è sera, ho dormito, sono una persona nuova, felice, così, fresca. Ho fatto anche il bucato. Guarda che robetta. Ho fatto anche il bucato. Lasciami un po'. E sono pronto a uscire. Perché da oggi in poi posso rallentare. Quindi, da oggi in poi si rallenta. E ci si gode un po' anche i posti che si visitano. Quindi adesso sono tipo le 9:30. E io andrò fuori a girare per la città. Non so neanche dove sono. Te lo dico tra un secondo. Noi siamo nella splendida città di Korlu e adesso andiamo a esplorare la Big City of Korlu. Non vedo l'ora. Prendo la moto, lascio qua i bagagli e andiamo a cercare da Cina. Sono nel centro di Korlu e sono andato in un negozio e ho chiesto per il centro della città, ovviamente non parlano una parola d'inglese.
e un ragazzo mi ha scritto sul traduttore: mi sto annoiando, vieni che ti accompagno. E subito primo giorno mi ha portato prima nel centro, poi gli ho detto: dai, bevi qualcosa con me. E allora mi fa: cosa vuoi mangiare? Gli ho detto: beh, un kebab. Però il kebab si vede che si chiama in altro modo, è un piatto. Però gli ho detto: boh, qualcosa di tipico. E mi ha portato, invece che nei posti turistici, mi ha portato in un baracchino che probabilmente è un suo amico, ma va bene. E ho ordinato tipo il primo, la Dana Kebab. E adesso mi sta aspettando per mangiare con lui. C'è un po' di barriera linguistica perché ogni frase deve passare dal traduttore, però è simpatico. Mi ha già detto: i turchi sono stupidi. Penso abbia tradotto male. Wow, guarda che spettacolo. Stanno venendo tutti. Your name? Name? My name is Emre. 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 And Asif. Arif. Yeah. Grazie. Molto buono. Che situazione assurda. Sto... sono tipo una star. Non volevo questo, ma sta succedendo. Stanno arrivando tutti gli amici. Again. Guarda. Mi sta insultando perché mangio poco. Hola. No. Perfect. E boh, mangiato di corsa perché hanno tutti fretta. E di due piatti ho pagato 12 euro. Ha mangiato anche lui, abbiamo preso due cose da bere e sicuramente ci ha fatto la cresta. Però 12 euro ci sta, glieli do volentieri. È stata una situazione assurda. E adesso mi ha detto che mi offrirà lui un caffè, quindi andiamo a bere sto caffè. Cosa? No, thank you. No, thank you. Sono qui con altri due nuovi questi. E via, adesso stoppo che magari mi arriva lo strike. This way. Ok. Sto portando il mio amico a fare un giro con col Teneré e mi fa girare contromano, mi fa girare sulle strisce pedonali, un matto. Adesso sta parlando al telefono con un suo amico e senza casco. Mi fa segni. You like it? Yeah, wash. Yeah, queste sono le comunicazioni al tempo di ai tempi moderni, vedete? Con gli occhi su un traduttore, però ci si capisce. Guarda che mi dice: Prendo il tuo numero, sii mio ospite, qualunque cosa sia. Ah, sono venuto in cerca delle situazioni strane e le situazioni strane le ho trovate già dal primo giorno. Buongiorno mondo! Lasciato l'hotel, lasciata la nostra dimora di questa notte dopo una buona colazione. Siamo sempre a Corlu, oggi proseguo. La moto è carica, vado solo a far benzina adesso. Qua ho messo delle cose a stendere perché ho fatto il bucato e quella è una borsa drying bag, la trovate su Pure Motors, che serve proprio, è fatta con lo stesso materiale dei filtri aria, quindi l'aria passa ma non lo sporco e serve ad asciugare i vestiti. Vabbè, adesso parto con la mia Teneré, oggi tranquillo, ci sono solo 32 gradi questa mattina, quindi si sta veramente bene. So che sembra assurdo, benzina e cominciamo a macinare un po' di chilometri. Vediamo oggi di passare Istanbul. E dopo Istanbul, vabbè, vediamo dove andare, ci sono un po' di laghi, un po' di cose che voglio vedere. Mi sono fermato su un porto a mangiare qualcosina, sono qua dove partono alcuni traghetti. Stavo andando verso il complesso di Bulgi alla Babas, thank you. Mi ha appena portato dei, penso, peperoncini piccanti che proverò con delicatezza. Ho preso un cocorec da mangiare e è bellissimo, ogni posto che vai sono super super carini, ti chiedono di seguirti, vogliono vedere la moto, vogliono parlare con te e non parlano niente d'inglese, niente. State molto attenti a mangiare le cose che vi portano, sono fottutamente piccanti. Mette... Oh madonna. Muoio.
mentre i panini con la carne d'agnello sono spettacolari. Sono appena corso ad aiutare questo ragazzo turco con un Africa Twin DCT, sono appena andato a spingerlo perché perde olio proprio dal filtro del DCT e quindi è a piedi. Adesso gli ho chiesto se voleva bere qualcosa, mi ha detto che stava arrivando, infatti è arrivato il camioncino di recupero motociclette. Peccato, ha un po' di chilometri, ma ha detto che probabilmente all'ultimo tagliando gli hanno fatto qualcosa di sbagliato e perde olio dal filtro del DCT, ma tra telaio e scarico non riesce a metterci, tra telaio di protezione e scarico non riesce a ripararla, e quindi carro attrezzi, ah, poverino. Fatta benzina alla Tenerona dopo 300 km perché sto lasciando la D650, mi sono un po' spostato verso ovest e tra poco prenderò la D150, praticamente sto andando in direzione Antalya, che è verso la parte sud. Ho superato Istanbul da un po', da 200 km che li ho fatti in autostrada per bypassarla, e poi ho girato appunto adesso per uscire dall'autostrada e per dirigermi un po' verso i monti, perché comincia a far caldo, sono 36, quindi si sentono tutti, soprattutto in autostrada. Quindi adesso D150, perché sto andando a vedere un disastro finanziario turco. So che io ho tutte le mie cose che voglio vedere con i miei occhi un po' strane, però mi sto dirigendo al Burj Al Babas, e dopo vedrete. Non so se posso entrare, non penso, perché mi pare di aver letto che l'abbiano chiuso, ma vedremo cosa si può fare. Sono quasi arrivato alla mia destinazione, questo è il paese di Mudurnu con due U. Siamo un pochino in montagna, non troppo, siamo a tre ore e mezza da Istanbul e ci sono dei bei paesini. Siamo a un'altitudine attuale di esattamente 866 metri. Sto andando a vedere il più grande disastro immobiliare turco, so che io ho dei gusti particolari in merito, ma arriviamo lì, ancora 2 chilometri e te ne parlo. Minchia, guarda che disastro! Ho dei cucciolini di cane, voi vi porto a casa con me, siete carinissimi. Mamma mia che merda! Sono venuto fino qui, fino alla cittadina di Mudurnu, per vedere questo spettacolo osceno alle mie spalle. Ho dei gusti particolari su cosa venire a vedere quando sono in viaggio. Quello che vedi alle mie spalle è un complesso residenziale, o meglio, sarebbe dovuto essere un complesso residenziale di 732 castelli in stile francese, con tanto di torri, abbaini e tutto. E fatto sta che il consorzio di imprese è completamente fallito e quindi dal 2017 sono assolutamente chiusi, sono addirittura recintati, non si può entrare, e quindi niente, rimane questo orrendo spettacolo, perché è orrendo, lo si vede, pensa, dalla strada quando arrivi. Ho una foto, te la metto qua, si vede da 3 km di distanza. Non ho parole a riguardo. Adesso provo a far volare il drone e vedere se riesco a portarti dentro. Magari hai già visto qualche immagine. Comunque le mie sensazioni così a vederlo, vale la pena però passare per capire un po' gli sbagli che a volte l'umano fa. Dovevano esserci anche dei centri commerciali, doveva essere un complesso residenziale di lusso, e ad oggi c'è semplicemente un ammasso di cemento gigantesco, tutto ammassato. Questo è il Burj Al Babas. Vederli così, la prima cosa che ti viene in mente che speri, è che possano essere riqualificati in qualche modo. Cioè, ma dai, ma come può essere che gli sia venuto in mente che potesse essere una buona idea? Dai, a parte che sono a 3 metri l'uno dall'altra. Oggi è il compleanno di
Harley, il mio cane, che io sono a 4000 km da casa. E ero qua adesso che mangiavo il mio tonno Rio Mare e c'era qua lui. Guardalo, gli ho dato metà tonno. È un po' diffidente, quindi non mi devo avvicinare. Però lo sta mangiando. Mi sta scaldando il cuore. Questo tramonto pazzesco, ci dirigiamo al campeggio. Ho trovato un free camping gratis a un'oretta da qui, quindi ora mi sposto. Che bel tramonto. Cavolo, avrei voluto avere qualcos'altro da mangiare per il mio amico qui, mi fa una tenerezza. Però ho tutta roba dolce che non gli fa bene. È vero che tra non avere niente e avere qualcosa che ti fa male, sarebbe meglio qualcosa che ti fa male. Però dai, ciao amico. Voi non potete capire, veramente non potete capire. Con il tè di benvenuto siamo sul ristorante in un posto super carino, sembra di essere a Molveno, sono sul lago, sulla spiaggia di un lago e ho trovato un posto un po' nascosto qua dietro, l'ho trovato su Overlander, gratuito, c'è cioè uno spot un po' nascosto, adesso ci sono dei ragazzini quindi intanto mangio e poi pianto la tenda più tardi e ho preso del pollo questa sera e mi hanno portato il tè caldo di benvenuto e io ho preso un tè freddo e un po' di acqua. Ebbene, adesso proviamo questa cucina. Comunque il posto è veramente carino, dopo te lo faccio vedere. È arrivato il mio pollo, sempre con le cose super piccanti che rimuoverò, però c'è anche un po' di riso, pollo e del pane, devo ancora capire come si chiama questo qua, e dell'insalatina. Direi super top per questa serata qui a Posto Sperduto. Volete ridere? Volete ridere? Questo era il mio spot oggi e sono in un'area molto carina. Molto carine. E volete ridere? Siete pronti a ridere? Bene. Io avevo parcheggiato la moto lì. Oggi siamo messi così. Vabbè, adesso la tiro su. Cosa vuoi fare? Non so cosa stia succedendo. And then? Ok, thank you.